Bentrovati a tutti, buon caffè. La delusione è ancora tanta, l'abbiamo sentita veramente di pro e contro, di giustificazioni e di accuse. Non entriamo più nel merito perché ci siamo già espressi, però vi avevamo promesso che avremmo fatto sentire i vostri vocali e così facciamo. Ci avete scritto un po' da tutta Italia. E grazie anche per la partecipazione importante che avete avuto alla live, più di 11.000 visualizzazioni nel globale. Capisco che sia un evento da dimenticare, però vi abbiamo promesso che insomma, vi avremmo fatto sentire e vi avremmo ripreso naturalmente, perché non siamo riusciti a leggere tutto e ad ascoltare tutto e adesso lo facciamo. E io parto con Sid e ringrazio intanto tutti voi. Ecco qui i vocali che ci avete mandato. Ciao Massimo, sono Sid, complimenti prima di tutto per la trasmissione a te, a Ezio e al nuovo acquisto Lorenzo, che veramente sono molto contento di se quando parla perché si vede che è molto competente. Stando alla partita si vede che noi dobbiamo continuamente soffrire anche con le ultime classifiche, non riesco a capire cosa sta succedendo questa Juventus, alla società e tutto, veramente ne ho piene le scatole. Tutta questa situazione qua di subire umiliazioni dietro umiliazioni. Per finire, posso fare una richiesta di un favore al bravo Ezio, che presumo sia della mia generazione. Se può, lo ringrazio, se può, lo ringrazio, anche se non può, di fare un'intervista simile a quella di Luciano Moggi, non al più bravo tecnicamente, non al migliore tatticamente, non al più grande goleador della Juventus, ma il più grande giocatore di sempre della Juventus, l'unico che ha giocato in tre decadi, i 60, i 70 e gli 80 Grazie, con la sì, vedo Juventus, un è po' l'unico che ha vinto con difficile, tre grandi eh? Non sta squadre molto bene, della quindi. Juventus, 71, 75, 76, 80, 80, 84. Il suo nome è Beppe Furino da Palermo, un giocatore che secondo me a noi manca tantissimo e che se fosse stato presente a Milano con i prescritti di Milano non avremmo perso quella partita in maniera così indecente, perché le avrebbe prese a calci nel sedere uno per uno. Veramente mi manca molto quel periodo lì, mi manca molto in questa Juventus un giocatore come Beppe Furino, veramente. Signor Ezio, la ringrazio se riuscirà a fare questa intervista per me e per tanti juventini della mia generazione, ma la ringrazio anche se non la farà, perché le emozioni che ci date lei, Massimo e anche Lorenzo nelle trasmissioni, veramente sono ottime, fanno passare delle ottime serate juventine e dobbiamo solo ringraziarvi, per cui forza Juve sempre e speriamo nel secondo tempo. Ma la vedo dura, però la speranza è sempre l'ultima a morire. Ciao ancora Massimo e per finire, secondo me voi siete i cream. Se posso paragonare un gruppo musicale, i Cream della Juventinità. Ciao Massimo, Sid. Buonasera, brutta serata purtroppo, però come si suol dire, quando finisce la dose di fortuna alla fine tutti i nodi vengono al pettine e uno dopo l'altro i nodi stanno venendo tutti fuori. E ho una domanda per il signor Ezio, lui dava per scontato che a fine stagione il fantino livornese sloggia e che in panchina ci sarà appunto un cambio. L'intervista giunto lì nel pre-partita, come la spiega? Giunto gli ha detto che vogliono continuare con lui e stanno studiando per un eventuale rinnovo. Grazie e complimenti Prossimo. per la trasmissione. Buonasera, Alessandro da Trieste. Volevo solo porre una domanda al signor Maletto con una risposta chiaramente sincera. Cosa pensa delle dichiarazioni nel pre-gara di Giuntoli, che ha in pratica dichiarato che a fine anno si incontreranno con il Livornese per l'eventuale prolungamento di contratto. Quindi cosa pensa, che il prossimo anno questo individuo inizierà la stagione col contratto in scadenza per poi vedersi a fine anno, o pensa che
che in realtà la panchina di Allegri a fine stagione sarà insomma sollevato dall'incarico. Grazie mille e buona serata. Buonasera, sono Elisa da Reggio Calabria. Mi scuso perché l'altra volta, quando vi ho mandato il messaggio, involontariamente ho chiuso senza salutarvi. Spero che non mi succeda la stessa cosa stasera. Niente, vi faccio tantissimi complimenti per la trasmissione. Sono abbastanza arrabbiata per la partita di stasera, soprattutto per la sconfitta. Ma per me il campionato, sinceramente parlando, lo pensavo l'altra volta. È finito con la partita di Empoli, almeno per la Juventus, sperando di non perdere pure una delle prime posizioni, non peraltro per il discorso Champions di un altro anno. E poi volevo dirvi un'altra cosa: io spesso sento dire che la Juventus ha una settimana di tempo non avendo le coppe per allenarsi. A me sta cosa sembra, sinceramente, ogni volta io sorrido quando sento questa cosa, perché comunque lui, a parte il giorno dopo farli andare alla Continassa per, se non sbaglio, si dice defaticante, e poi stanno 2 giorni senza allenarsi. Quindi lui, la Juventus ha solo 4 prima della partita di allenamento. Io non vedo l'ora, sinceramente parlando, e mi dispiace dirlo perché Corre attendo la partita della pazienza, Juventus evidentemente. ogni volta proprio con entusiasmo, ma non vedo l'ora che la stagione finisca. E spero veramente che, come dice il signor Maletto, che questo sia l'ultima per Mister Allegri, perché non ce la faccio proprio più. Sono diventata insofferente proprio alla sua presenza e mi fa passare ogni entusiasmo. Comunque, vi faccio tantissimi complimenti per la trasmissione, è sempre un piacere vedervi. E Grazie anche niente, dalla buona Calabria. serata a Il tutti voi. prossimo. Ciao Massimo, Ezio e Lorenzo. Credo che sia inevitabile l'esonero all'istante, anche perché, come hai detto te, Ezio, i giocatori ormai hanno tirato i remi in barca e secondo me stanno anche giocando un po' contro l'allenatore dopo le ultime dichiarazioni in conferenza stampa prima del match con l'Udinese. Noi veramente rischiamo anche il quarto posto se andiamo avanti con lui. Grazie anche Ciao Massimo, quando hai esternato mi violentemente sono le lasciato tue opinioni, intendere. hai incarnato tutti noi tifosi juventini, perciò non ti devi giustificare assolutamente. Anch'io la penso come te. Ciao. Buonasera, ma qualcuno pensa che questi possano vincere la Coppa Italia? Buonasera a tutti, si fa per dire. Buonasera signori, sono Michele Darapallo. Niente, è finito come si paventava da mesi il culo di Allegri e rimaniamo con un pugno di mosche, come stavate dicendo da mesi ormai, come stavamo dicendo tutti. E questo è il risultato. Continuate così, ragazzi. In 3 anni questo allenatore vorrei sapere cosa ha aggiunto. Secondo me nulla, quindi non ho nient'altro da dire. O meglio, dire che un non allenatore è dire poco, i fatti lo dimostrano. Salve. Questa è una bella domanda, ci chiediamo anche noi. Grazie, mi sono stufato. Ciao Massimo, sono. Eccoci qui, tornati. Ogni promessa è debito e vi abbiamo fatto sentire la vostra partecipazione. Ora resta naturalmente qualche considerazione in più da fare. Non ce ne sono molte, se non quella di attendere. Oggi abbiamo provato Autoplanet a riportare un po' come dire, in linea le critiche, oppure di non esagerare, però la delusione è tanta. Non so darvi nessun tipo di notizia su quando ci saranno eventuali decisioni. Importanti giornalisti sostengono che Allegri sarà rinnovato. Staremo a vedere.
Grazie comunque, buon caffè a tutti e non perdete come consuetudine i nostri appuntamenti. Continuate a partecipare numerosi e iscrivetevi al canale attivando la campanella. Ci vediamo presto.